Benvenuti ad una nuova edizione del TG di DireGiovani.it, giornata mondiale per la ricerca contro l'HIV. L'incidenza dei contagi resta pressoché invariata negli anni, mentre continua a crescere la percentuale delle persone che arrivano allo stadio di AIDS conclamato, ignorando la propria sieropositività. Erano il 20,5% delle diagnosi di AIDS nel 2006, mentre nel 2014 hanno raggiunto quota 71,5%. Non solo, nonostante anni di campagne di sensibilizzazione e informazione, le modalità di trasmissione sono ancora rappresentate nell'84% dei casi da rapporti sessuali senza preservativo, sia tra eterosessuali che tra maschi omosessuali. Sono alcuni dei dati diffusi dal centro operativo AIDS dell'Istituto Superiore di Sanità in occasione della giornata mondiale per la lotta all'AIDS che si celebra il 1 dicembre. Ecco il punto sulla malattia e sui contagi, mentre arriva l'autorizzazione europea per la commercializzazione di un nuovo farmaco che riunisce in una sola compressa quattro principi attivi. Il mondo sott'acqua entro la fine del secolo. Secondo stime della NASA, il livello globale dei mari è salito in media di 6 cm negli ultimi 23 anni e potrebbe aumentare di ben 90 cm da qui alla fine del secolo. Una prospettiva drammatica per alcuni stati insulari e diverse città sull'acqua. Ma che cosa accadrebbe se tutti i ghiacci presenti sulla Terra fondessero riversandosi in mare? L'animazione creata da Alex Kuzoyan per Business Insider mostra le conseguenze di questo catastrofico scenario. Non mostra immagini di città sommerse, ma l'avanzamento del mare che sembra inghiottire le sempre più ampi di costa. Megalopoli come Calcutta e Shanghai e interi stati come la Florida scompaiono nel blu. Il cielo inquinato sopra Pechino. Nella battaglia di retroguardia contro l'inquinamento da CO2, Xi Jinping, presidente della Cina, che è alimentata ancora per il 60% a carbone ed è responsabile di circa il 30% delle emissioni globali, si è presentato a Parigi come il possibile salvatore, con la promessa di fermare l'ascesa dell'inquinamento dopo il picco previsto nel 2030. La megalopoli è avvolta dal PM2,5, sono le particelle di pulviscolo misurate in microgrammi per metro cubo d'aria. Si infilano nei polmoni, nel sangue e non ne escono più. Le autorità ammettono che le malattie cardiache e polmonari causate da questa aeropocalypse uccidono prematuramente 200.000 cinesi ogni anno. Ora uno studio del Berkeley Heart americano dice che i morti sono 1,6 milioni all'anno, 4.000 al giorno. Così quando Xi tornerà dalla missione all'estero tra una settimana, 28.000 cinesi saranno all'obitorio. Il centro Berkeley sostiene che nella Pechino a quota 400 di PM2,5 ogni ora si inala l'equivalente di 1,5 sigarette e si perdono 20 minuti di aspettativa di vita. Uomo e donna uguali nel cervello. Molte ricerche danno per scontata l'esistenza di un cervello femminile e di uno maschile con tratti e caratteristiche che renderebbero possibile distinguerli in due categorie. Un gruppo di ricercatori di vari istituti di ricerca israeliani, tedeschi e svizzeri nega invece che questa suddivisione in due classi sia possibile. Per lo studio appena pubblicato sulla rivista PNAS, gli scienziati guidati da Daphna Joel dell'Università di Tel Aviv hanno analizzato le scansioni ottenute con la risonanza magnetica di oltre 1400 cervelli provenienti da quattro diversi insiemi di dati. Sono state prese in considerazione diverse strutture anatomiche, in particolare il volume, che è tra quelle di solito considerate più diverse tra maschi e femmine, e il grado di connessione tra diverse aree cerebrali, anche questo più volte considerato un indice della differenza tra maschi e femmine. In conclusione, secondo l'analisi dei ricercatori, non è stato possibile identificare i cervelli come prevalentemente maschili o femminili e quindi dividerli in categorie separate. Gli 80 anni di Woody Allen. Haywood Allen, in arte Woody Allen, nasce a New York il 1 dicembre del 1935, 45 film, quasi uno all'anno da quando ha iniziato, 4 Oscar, di cui non ne ha ritirato personalmente neanche uno, e 3 mogli. Dei film di Woody Allen si ricordano le battute, i tic, le angosce del protagonista, e così si finisce per trascurare quello che invece sta diventando sempre più importante nel cinema del regista di Manhattan: le capacità di leggere le contraddizioni della realtà, ridendo spesso ma anche chiedendo a se stesso e allo spettatore di riflettere su quello che ci circonda, che ci condiziona, che ci spinge in una direzione o in un'altra, per ricordarci che non si può sognare sempre di fuggire o di nascondersi in un mondo o un'epoca migliore, ma che bisogna guardare negli occhi la realtà e farci conti, nonostante gli anni e le paure e la voglia di buttarle in ridere. Questa era l'ultima notizia, vi diamo appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci.